Pathos aveva lo stesso schema di Giove, ad eccezione della mappa che era di colore blu scuro invece che verde. La prima cosa che ho notato era che tutte le comunicone del livello erano state sostituite con delle rocce blu e forme simili a nidi d'ape arancioni. Vi era una sola icona che aveva la forma dell'icona giungla, ma non le ho dato troppo peso. Ho controllato l'altra parte della mappa per vedere il nuovo mostro. Invece di Edora vi era Biollante. Ma questo non può essere. Godzilla contro Biollante uscì nel 1989 e questo gioco venne prodotto nel 1988. Possibile che la Toho avesse inserito Biollante nel gioco per accrescere l'eccitazione per l'uscita del film dell'anno successivo, ma abbia poi cambiato idea? Ho cercato di razionalizzare le anomalie del gioco in ogni modo possibile, ma si è rivelato futile. Il tema musicale di Pathos era la prima musica nuova che ho sentito nel gioco. Come la maggior parte dei temi musicali nuovi era difficile da descrivere, ma ci proverò. Iniziava lentamente e pieno di suspense, molto più lentamente di ogni altra canzone del gioco. Ma più o meno ogni 12 secondi si sentiva un forte fragore, che le faceva cambiare il tempo. Era come se i compositori avessero casualmente mischiato cinque canzoni usando gli stessi strumenti. Ho mosso Godzilla su una delle tante rocce blu che avevano sostituito le icone della giungla ed ho iniziato il livello. Il livello assomigliava ad una catena montuosa con un pianeta rosso sullo sfondo. C'era qualcosa di strano nelle montagne. Avevano un aspetto di carta straccia. Inizialmente ho pensato che il livello avesse subito l'effetto del glitch, ma sembrava tutto fin troppo intenzionale. Ho notato rapidamente anche un altro dettaglio nel livello. Non vi era alcun nemico, nemmeno un ostacolo. Dovrei anche menzionare che il punteggio in alto stava glitchando oltre ogni comprensione, ma questo non mi ha preoccupato molto. Non ho mai fatto troppo caso ai punti del gioco. Così, senza avere nulla su cui concentrarmi, ho ascoltato la musica mentre camminavo attraverso il livello indisturbato. La musica aveva un che di penoso. Sarebbe potuta essere appagante se l'avessi sentita in un gioco normale. Il livello è avanzato per tre segmenti, ma non essendoci nessun ostacolo, l'ho finito molto velocemente. Ho provato anche altri livelli dello stesso tipo per vedere se c'erano dei nemici, ma non ve n'erano. C'era poco altro da vedere nei livelli delle montagne blu. Ho provato anche, quindi, un altro tipo di livello. Ho iniziato uno dei livelli arancioni ed i miei occhi sono stati bersagliati da un grottesco sfondo di occhi tumorali color arancio. Il cielo era uguale al terreno, così ho supposto che il livello fosse ambientato in una grotta. Gli unici nemici qui erano i Matango Spawn, ma come potete vedere, erano ovunque. La musica certamente non ha aiutato molto, con un miscuglio di suoni stridoli e forti colpi di tamburo. Sembravano un tema musicale di un mostro in un film horror. Dopo aver completato questo, ho cercato in ogni modo di evitare di dover completare ogni altro livello di questo genere. La mappa era corta, quindi ero distante solo un paio di minuti dalla mia rivincita contro Gezora e Moguera. Ma stavolta i loro sprite e i pattern dei loro attacchi erano nettamente diversi. Ho combattuto Moguera per prima. Il sostituto di Moguera era una macchina volante con una leggera somiglianza con l'alieno Pasca Goa'uld. Era un po' come combattere contro Mothra, solo che si muoveva con un po' più di grazia. Attaccava ruotando il proprio tentacolo frontale come fosse un cavatappi. Aveva anche il suo raggio laser, eccetto per il fatto che adesso lo sparava dal tentacolo. Gezora invece era stato sostituito con questa dinoccolata aberrazione. E il nuovo mostro era anche più impegnativo. Correva e saltava ad un'alta velocità, ruotando costantemente il suo tentacolo, rendendo difficile un avvicinamento. Ovviamente ha cercato di mettermi all'angolo con la più noiosa combinazione di sempre. L'ho battuto grazie ad una serie di colpi di coda e spammando il raggio di calore. Li avevo battuti tutti e stavo per accedere a Titanosaurus.
Ma quando è partito il combattimento di Titanosaurus, nemmeno una traccia, ed il gioco è tornato semplicemente indietro la mappa con la sua icona che ora però mancava. Non vi era nessuno contro cui battermi, eccetto Biollante. Così ho impazientemente incominciato la battaglia. Ero abbastanza sorpreso del fatto che Biollante partisse dalla Rose Form. Era immobile ed usava i tentacoli per tenermi lontano dal corpo, che subiva la maggior quantità di danni. Come mi aspettavo, si è trasformato nella Final Form dopo aver subito abbastanza danni. Lo sprite era dannatamente bello per un 8-bit. La tecnica della battaglia era sempre uguale, ad eccezione del fatto che Biollante adesso si poteva muovere, anche se più lentamente di qualsiasi altro mostro. I danni dei suoi tentacoli erano più alti e Biollante sputava acido adesso, come potete vedere nello screenshot. Non era molto più difficile da sconfiggere di Titanosaurus, ma ci sono voluti solo 2 round. Ma quando Biollante è scomparso, la musica si è fermata ed una nuova icona ha sostituito la base. Quest'icona non c'era prima che battessi Biollante. Assomigliava ad una maschera tribale e mi dava una sensazione inquietante appena l'ho vista. Ma siccome aveva rimpiazzato la base, doveva essere l'unica via per uscire da Pathos. Vi ho mosso Godzilla sopra ed ho iniziato il livello. Il livello aveva un aspetto infernale, senza cielo e con un fuoco tremolante sullo sfondo. Il fuoco aveva un aspetto molto più avanzato di ogni altra cosa abbia mai visto su NES. Vi era una musica composta da un tamburo lento, estatico ed un continuo battito di cuore. Tutto il testo e la barra della vita erano scomparsi. Al loro posto vi era un singolo bit di testo al centro dello schermo che diceva "Corri!". La prima volta che mi ha colpito non l'ho neanche visto. Ho sentito un rumore fuori dalla mia stanza e mi sono girato per vedere se era accaduto qualcosa. Quando mi sono rigirato, Godzilla era morto. Ho pensato che doveva essere un glitch. Ma non avevo intenzione di continuare il gioco senza Godzilla. Ho fatto quindi ripartire il gioco e sono andato nella schermata delle password. Ho mai menzionato quanto sia raccapricciante il tema musicale della schermata delle password? Se avete giocato al gioco saprete cosa intendo. Non si adatta minimamente all'atmosfera del gioco. Assomiglia più a qualcosa di un gioco horror. Forse lo hanno creato per evitare che i ragazzi usino i trucchi. A questo punto ero abbastanza scocciato, perché credevo che il gioco mi facesse combattere nuovamente tutti i mostri. Ma questo non è successo. Il gioco mi ha riportato esattamente al punto prima del livello con la faccia rossa. Così ho riprovato, assicurandomi di fare attenzione stavolta. In quel momento ho sentito un leggero suono tintinnante ed ecco che l'ho visto, quella cosa. Conoscete quella sensazione che avete quando vi sentite in estremo pericolo? Quando iniziate ad indietreggiare e a sentirvi tesi mentre l'adrenalina vi scorre attraverso le vene e sentite i nervi freddi? Questa era la sensazione che ho provato facendo questo screenshot. Non avevo mai visto tutti i film di Godzilla, ma ero maledettamente sicuro che questo non era mai stato in nessuno di loro. Doveva essere qualcosa che i creatori avevano ideato. Ma che genere di bastardo malato avrebbe mai messo questo in un gioco per bambini? Grazie ad un chiaro colpo di fortuna, o probabilmente alla botta di adrenalina, sono riuscito a correre abbastanza velocemente da fuggire da lui. Correva molto velocemente, così velocemente che se lo vedevi eri quasi certo di morire. E quando intendo morire, intendo che il tuo mostro viene ucciso istantaneamente al solo tocco della creatura. Una volta tornato alla mappa, avevo così tanta paura che
essere estremamente tentato di spegnere il gioco e cercare di pretendere che tutto questo non sia mai successo. Non riuscivo a credere a quello che avevo appena visto. Non poteva essere reale. E anche se avessi voluto continuare, avrei dovuto ancora prendere Mothra per questo inseguimento. Ma dopo essere restato inattivo nella schermata della mappa per qualche minuto, una bruciante curiosità ha sostituito la mia paura. Cosa diavolo era appena successo? Com'era fatto il resto del gioco? Avrei dovuto battere solo quest'ultimo livello con Mothra ed avrei avuto accesso al prossimo mondo. Ma quando ho mosso Mothra sulla faccia rossa, il gioco me lo ha registrato come se avessi già battuto il livello. Mi sentivo abbastanza sollevato. Ho cercato di prepararmi per il prossimo mondo. Trance.